Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Buona nutrizione serale a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. Quindi sono carichissimo, sono emozionato perché ci saranno due modi da stasera come master per andare. Uno è terribile e l'altro un po' meglio. Quindi vediamo come va. Vediamo come vi viene, va bene? Allettante! Ragazzi, dove ci siamo interrotti l'ultima volta? I nostri chum, i nostri protagonisti, si sono divisi e hanno fatto ciascuno qualcosa di diverso. Partiamo da Wave. Wave ha finito di investigare su un Netrunner di Era Vulgaris, navigando nei suoi ricordi. Uscendo, però, è stato incrociato da degli individui che hanno iniziato a sparare a lui e a Ezechiele. Una sparatoria, sono riusciti a fuggire, anche se continuano ad essere un po' inseguiti in giro per Night City. Dall'altra parte della città invece Charity esce da una clinica, si fa ricostruire la caviglia proprio da Irina. Non sappiamo per quale motivo, non sappiamo cosa è successo, però la lascia andare. Charity si dirige verso la V. E a un certo punto riceve la chiamata di un Ezechiele strafatto di adrenalina che le dice: Charity, ci hanno sparato! Cazzo, abbiamo ricevuto delle informazioni veramente preziose, ma siamo inseguiti! Merda! E di tutta risposta Charity gli ha detto: ci troveremo in un posto molto importante per noi, ricordatelo, non lo diremo al telefono, però è quel posto. E quindi Wave cambia direzione e va verso le colline a est di Night City, verso il deserto. Queste colline che stanno venendo terraformate, costruite, ma che sono in parte anche un po' una discarica di Night City. Da un'altra parte ancora, invece, il nostro Mana e il nostro Valu escono da un covo, una visca clandestina di Ligo, la sala del tè cinese, con una donna disperata che minaccia di farsi esplodere ed è alla ricerca di sua figlia. Sua figlia che scopriamo essere Sandra. Bene ragazzi. E io, a questo punto, direi che passerei la scena nel girocottero di Varu. Varu, nel tuo girocottero in questo momento, mentre stai guidando, mentre stai andando verso il deserto, uscendo dal traffico terribile di Night City. Oggi è logorante, ci sono AV che sfrecciano ovunque. Mana riceve un messaggio vocale, mentre la donna dai capelli rossi è seduta lì a fianco e si sta toccando una ciocca dei capelli mentre si stringe forte a sé questa zaino con dentro una bomba. Sono Ezechiele, cazzo! Rumori di sparo. Ci stanno seguendo, sentite! Verso le colline di Night City, non dico altro! Sorvolate quella zona! Merda, abbiamo bisogno di supporto! Venite presto, c'è anche Wave! Wave, di qualcosa! E sentite la voce di Wave mentre l'audio termina, probabilmente. Wave, se vuoi dire una parola. Ciao, Master! No, non c'è nessuna voce di Wave che tipo dice una cosa tipo cazzo, ciù. Esattamente, è andata proprio così. Suoni di sguardo di sfida. Perfetto. E mentre l'audio termina, Mana guarda nella tua direzione, Varu. Fa, merda, ciù, sono giusti sulla strada. Cosa facciamo? La donna ti fissa. E io la guardo e le dico: Chum, sei armata, vero? Lei tira fuori la pistola dal giubbotto mentre tiene stretta la bomba a sé. Secondo te sono una dilettante, cazzo? Sai guidare uno di questi? E indico la bambina. E i suoi occhi si illuminano un attimo di un neon e un bagliore blu. Sì, mi ci sono già connessa. Allora forse è meglio che apra io le danze. E da un piccolo vano
tiro fuori un'arma automatica. Tu facci solo non morire. Pensi di esserne in grado? Sì, sì, Chum. Ne sono in grado, tranquilla. Sono quasi morto. Sono quasi morta 3 volte nella mia vita. Ma non mi hanno mai fatto fuori finora. Mi fai un test di percezione. Ok. Mentre il Varù, appunto, il tuo mezzo attraversa Night City e sta uscendo dal traffico e sta iniziando a vedere i sobborghi sempre più bassi, esce dalle zone in costruzione del centro abitativo di Night City. E mentre esci, noti, e questa cosa ti gela il sangue, noti un enorme AV con sotto qualcosa di agganciato ancora più grande, che esce dal traffico anche lui, seguendoti a un'altitudine più alta. Merda, Chu. E guardo, attivo le ottiche 400x e poi switcho alla visuale termica per cercare di avere più informazioni possibili. Sopra questo V ci sono solo 2 persone. Uno è il conducente e un'altra è nel retro. Ok, e ci può essere scritto EV da qualche parte? Hai fatto 21 di percezione alle ottiche? Sì, lo vedi. E allora mi giro verso Mana. C'è Mana lì, no? Sì. Mi giro poi verso la signora e dico: merda, sono quelli di Era Vulgaris. La donna non capisce mentre guarda sia te che Mana. Che cazzo vuol dire Era Vulgaris? Significa un mare di merda. Togli le mani dai comandi. Gli occhi si spengono e ti fissa. Scusate, non mi si sentiva ovviamente. Ciao Steno comunque. E quindi, essendo che ho visto questa cosa di Era Vulgaris che ci sta seguendo, cosa faccio? Dico: merda, ci molla i comandi. Mi ci rimetto subito e cerco di far perdere le mie tracce in città. State già uscendo dalla città, eh? Esatto, vorrei rientrarci per perdere. Quando vedi che sta rientrando, la V inclina leggermente verso la tua direzione. Quindi vuole venirti incontro. Sì, sì, l'idea è proprio cercare con qualche manovra spericolata di distanziarlo. Il problema è che tu sei lontano dal veicolo. Immagina questa scena, no? Questo è il veicolo, tu sei tu. Stai facendo questa manovra per girarti per entrare in città, lui, come un vettore, punta su di te. Quindi mi fai una prova di pilot, se questa è la tua intenzione, pilot air vehicles. Ok, non mi si sentiva. Ciao Moses. Ciao Steno. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Benvenuti. Uso anche 3 punti fortuna. Ok. Sarà contrapposta, chiaramente. Attenzione, la tensione. Tutto a sinistra si trova nella colonna, tutto a sinistra. Ho 17. 19. Merda, i punti peggio investiti di sempre. Il veicolo ti sta puntando contro. Ok. Quindi, ancora, se continui su questa strada, la prossima manovra saprai che banalmente il veicolo ti tamponerà in aria. Non capisci il bene il motivo di questa loro manovra, di questa loro decisione. Però stanno mirando proprio verso di te. Ok, allora inizio a volare a raso terra. E come facevo quando scappavo dagli Aldecaldo, quando andavamo a rubargli le macchine nel deserto, inizio a fare slalom sul terreno. Quindi, se siamo ancora vicini alla città, inizio a girare proprio attorno ai pali della luce,
saltare e scendere i cavalcavia, girare in mezzo le prime dune. Perfetto, mi fai una prova di sempre Pilot Air Vehicles CD15. Ok. Purtroppo Moses stasera non c'è il jack. Uso altri 2 punti fortuna. Ok. Anzi, ne uso 3, che sarà il caso. Vai. Non so neanche se mi hanno sentito. Nel dubbio lascialo aperto. Perfetto! 12 con un critico negativo. Cosa succede? Che mentre sei probabilmente... Adesso decidiamo anche sulla mappa. Mentre sei probabilmente verso la zona periferica... ma sì, di Haywood, direi. Quindi stai andando... Un vantaggio! Lo vuoi utilizzare? Sì. Ok, ti conviene. Consiglio del master. Salo. Così. Perfetto. Ebbia, non finiremo mai di dirti quante volte ci avete salvato il culo tutti. Grazie, Ebbia. E allora, descrivimi come il tiro avviene. Ok, allora c'è un... fatalità, una piccola, come si chiama, non carovana, c'è una piccola coda di veicoli che di terra corporativi, sono okay. Gente che sta facendo fare il giro delle periferie, se me lo permetti master, delle visite guidate per persone super ricche, e sono mega armati e mega cattivi, e io inizio a volarci in mezzo agitandoli e causando ulteriori disastri. Se ti fa piacere, ti do un bell'assist. Qualche gente magari che è lì attorno nel marciapiedi iniziano a pararsi gli occhi dal vento sollevato, la polvere sollevata, i rifiuti sollevati dalle tue pale, e anche i tizi corporativi, magari qualche guardia esce appunto dal veicolo e ti puntano contro il mitragliatore. Ehi, vattene di qui, vattene da qui, brutto stronzo! E capisci di averli agitati un bel po', mentre immagino poi prosegui e gli uomini magari aprono qualche colpo di avvertimento. E comunque il mezzo, adesso vediamo se riesci a starti dietro, lo vedi. E sta proprio mirando su di te, però non ha recuperato. Probabilmente viaggiate alla stessa velocità. Siete comunque molto vicini. Tienilo raso terra, non farci morire. Stavolta imbraccio l'arma, mi giro, mi sporgo. Se questa ha preso il controllo senza che moriamo. Yeah. Sì. E aprirei il fuoco. Player, grazie. Wow, grazie Max, grazie Giulio. Madonna, ma siete in sessione, siete passati qua. Ma va, giocate, oh. Ah, scusa, andate a giocare. Andate a giocare. Comunque uno shoutino subito. Ciao belli. Allora, grazie mille. Anche loro sono un canale di gioco di ruolo, ve lo straconsiglio, ragazzi. E anche non solo. Ah, grazie Luca. Non solo di gioco di ruolo, ma anche di giochi da PC, giochi da console, giochi. Quindi andate a seguirli. Sono allora, super bravi e grazie Luca. Non sei mutato però. Adesso no. Devi ricordarti regia demudarte. Allora, questo è quello che succede. La donna, mentre prende il controllo, fa: cazzo, io vado verso i tuoi amici, se possono darci una mano. Terrò il veicolo a raso terra, però tu sparagli contro a questo stronzo. E nel frattempo, mentre dopo che inizi ad aprire il fuoco in piena città, inizi a sentire anche il suono delle volanti di polizia. Passiamo a un'altra scena. Ma perché c'è la polizia Night City? Sì, c'è la polizia Night City. E cosa ci fa? Se spari in centro città arrivano a romperti i coglioni. Mentre questo avviene nelle periferie di Haywood, siamo altrove, siamo sempre
quello, il suono in distanza della polizia, sempre quel suono degli spari, ma siamo verso la periferia delle zone più ricche, delle Executive Corp Center. E quello che succede è che il nostro Wave sta guidando come un matto, a una velocità impazzita, sta seminando gli sgherri, ma che comunque vedi che hanno anche rallentato, mentre la polizia ha smesso anche quella di seguirvi. E state uscendo da Night City, percorrendo le colline ed arrivando quindi a una zona. Una zona che è abbastanza piena di rifiuti, con una vista su Night City. Ezechiele ti sta guidando. Regia, cambia pure a plancia. E caro Wave, questo è il mezzo che stai guidando. Ditemi se avete problemi di lag, se avete problemi di linea, eh. Dovrebbe essere un po' pesante questa mappa. È bella grande, in effetti. Sì, per il momento io non la vedo. No. Non la vedete? Allora io credo. Ho visto il tuo ping, ma per ora è buia, non so. Allora, io la vedo, ovviamente non vedo le parti oscurate che non posso vedere come personaggio. Chiaro, magari eccola, per quello, eccola, forse eccola. Che non la vedo. Ora la vedo. Ezechiele è a fianco a te, Wave, che si tiene magari le sue ferite che ha sul petto. Perde poco sangue. Ti guarda e fa, cazzo Chunz. Ne siamo usciti vivi per un pelo. Ascolta, quella è una fabbrica abbandonata, la vedi? Sì, giù, sì. Mi dirigo verso quella. Sì, sì, parcheggia lì dentro. Vedi, lo descrivo, questo è un enorme capannone, ok? Con dei cancelli di fronte, delle torrette, delle telecamere evidentemente spente da tempo. Il tempo non è stato clemente con la zona. Lo noti, è pieno di sporcizia, di macchie di umido. Il deserto ha scrostato completamente la vernice del magazzino. Puoi muovere la macchina, eh? Allora io, mentre mi avvicino, gli dico: Chum, questo è un posto fidato. Da quanto tempo non sei passato qui? Questo è un posto che è destinato ad essere smantellato, da quel che so. Lo usavamo come vecchio magazzino quando serviva. Ok, quindi è un posto sicuro. Bene, bene. Ci sono uscite secondarie, vero? Non da quel che mi ricordo. Onestamente non ci sono passato troppo tempo. Non ci ho passato troppo tempo qua dentro. So che è pieno di barili di chum al quadro e umidità che non è stata clemente. Chiaramente quella zona. Ok, di ok. Chum al quadro. Per chi non lo sapesse, il chum al quadro in Night City è il carburante. Ok, allora io appena siamo passati, ovviamente ho notato quelle torrette sopra spente. Infatti, la mia domanda di chiedere era anche per chiedergli. Quanto tempo è stato? Scusate ragazzi. Quando è stata l'ultima volta che sei venuto qui? Ezechiele scende dalla macchina, immagino. Non so, lo seguiamo. Sì, abbiamo parcheggiato, siamo fermati. Ma l'ultima volta penso sia stato a inizio anno. Ci siamo andati io e Charity per parlare di affari e basta. Ok, domanda al master. Oltre alle telecamere e alle torrette c'era un sistema di telecamere, immagino anche. Sì, due telecamere e due torrette, okay. Le hai viste proprio entrando, erano entrambe spente verso il basso. Ok, perfetto. Allora, giusto perché Wave non è una persona diffidente, visto che abbiamo tempo, nel momento dell'attesa vorrei verificare punti di connessione e se c'è eventualmente energia elettrica.
Perfetto, mi fai mi fai un test e me lo fai appunto su Netrunning e su Scanner. Ok. Otto. Ok, noti, non hai fatto un bellissimo tiro, però noti un segnale, un paio di segnali anzi, all'interno della struttura. Però di più non ti posso dire con quel tiro. Senti che c'è presenza di una debole e flebile traccia. Ok, giusto un'ultima cosa, riesco a percepire più o meno da dove arriva questo segnale? Cioè se c'è un'interferenza più alta nella mappa, quindi so che magari andando verso la parte più posteriore. La noti da qua? Qui. Da qua, quella più forte da qua e l'altra non capisci. No, neanche io. Infatti. Ah, scusate, sono sul livello DM. Da qua. Ok. Beh, sicuramente mi dirigo lì allora a vedere. Come ripeto, al momento immagino abbiamo un attimo di tempo. Io, mentre mi avvicino, comunque chiedo a Ezechiele: Chum, come stai? Le ferite? Sei riuscito a fermare un attimo eventuali emorragie? E mi sposto. Ezechiele, sì, ti segue sostanzialmente. Ullala, eccolo. Un bel vantaggio. Ciao Andrea. Ezechiele ti segue sostanzialmente. Ma sì. Ci sono, ascolto solo un attimo, ragazzi. È arrivato e anche con un vantaggio, signori. Così, nel dubbio. Ezechiele segue il nostro wave, ma aspettiamo e parliamo con la chat. Sì, no, sentivo tutto, ragazzi. Scusatemi, sono qui. Ezechiele ti segue, pa. Chum, cazzo. Era da un bel po' che non mi facevo sparare. Sai, non sono uno che a cui piace aprire il fuoco. Sono uno a cui piace evitarlo, se possibile. Certo, a chi piace riempirsi di piombo. E così, giusto per io un po' di primo soccorso, volevo provare a vista a vedere se è messo bene, cioè se devo fare un tiro oppure no. Ah, va stabilizzato, ma la ferita può anche rimanere così, cioè si può stabilizzare anche dopo, non ha niente di eccessivo. Okay. Tu invece ricordati che hai un colpo di frusta. E infatti volevo proprio chiederti, che l'ho letto prima, di nuovo, che ho uno svantaggio sui tiri di morte. Cosa posso fare io? Posso provare a curarmi o vedere? Devi farti trattare la ferita, adesso ti dico, anche se puoi farlo tu oppure no. Allora, puoi fare un rimedio rapido. Frusta, scusate, pizza morte. Sì, io vi dico solo che sono qua, che ascolto e nel frattempo mi riguardo le regole per essere pronto a parare eventuali colpi pericolosi. A proposito, no, dalla chat ci dicono che devi andare dall'osteopata secondo il manuale e io sono d'accordo con Moses. No, ma è vero, cioè non puoi farlo, hai bisogno di un tiro di paramedico con abilità che non hai. E grazie ad Andre che è buono e oggi è partito col vantaggio. Esatto, sono qua. Se vi vedete che tengo il volto basso è che sono qua che mi riguardo le regole in modo ossessivo. Tranquillo, che le conosco anche io. Comunque, Wave, purtroppo ti fa male, cane, il collo. Non c'è molto da fare. Devi farti vedere da uno bravo, probabilmente, o da un paramedico. Okay. Perché non hai la competenza. Ok, avrò, immagino, delle limitazioni quando tirerò. In realtà, certo, hai l'unico malus che ti dà questa ferita è che hai dei malus al tiro morte. Spiegami un attimo cos'è il tiro morte. Quando qualcuno ti porta a zero di vita, tu fai un tiro morte. Il tiro morte, se lo fallisci, muori. Se lo superi, il prossimo tiro morte avrai un malus di meno uno.
finché finché qualcuno non ti stabilizza. E insomma, immagino che nessuno della nostra squadra abbia capacità da, non era chiropratico, ma era osteopata. Certo, ho fatto un corso con una BD. Non chiedere mai a un corp cosa è meglio fare per stabilizzarti. Immagino che i corp ragionino come il cavallo che si è rotto una gamba. Esatto. E nel frattempo che siete lì, che parlate, vedi che la porta tra l'altro è semi chiusa, la puoi aprire e passare oltre. Infatti, passata questa situazione, volevo proprio chiederti se potevo fare un tiro di percezione o altro, in modo per indagare su questa zona. Sì, è proprio socchiusa, cioè la spingi e dentro si può entrare, vedi che è completamente al buio dentro. Allora io entro direttamente, ho ovviamente una torcia, a meno che non trovo gli interruttori lungo la parete, ho una torcia e l'accendo per vedere un attimo tutta la situazione. La torcia vedi abbastanza bene all'interno della struttura. Ok, allora, se me lo permetti farei un tiro di percezione, a meno che io non noto già qualcosa. Noti un macchinario, che è questo qua che ti sto pingando, che è spento, ha un enorme interruttore switch on-off e vari cavi in giro. Beh, io ovviamente mentre lo vedo chiedo ad Ezechiele: ehi Chum, hai mai visto questo affare? E cerco di vedere se trovo appunto l'interruttore per accenderlo. E sì, aspetto una risposta di Ezechiele. Cioè lì di fronte Ezechiele si appoggia al muro fuori e dice: no, no Chum, questa roba non so cosa sia. Sono stato nel magazzino là in fondo, ma non visito le strutture abbandonate. Ok, beh, provo ad accenderlo. Ok. Quindi, come dicevo, sicuramente sento che Ezechiele borbotta qualcosa, ho capito che è poco interessato a questa stanza, e una volta che ho visto l'interruttore sicuramente proverò ad accenderlo. Ok, e perdonami un attimo, pizza morte. Intanto il buon master ci fa un token da mettere sotto quello di Wave, così vediamo anche noi da casa cosa vede lui. Avrai una scatola che seguirà il buon Wave. E invece potete notare tutto lo splendore delle mappe con le ombre e le luci dinamiche, che in realtà non usiamo molto spesso, o sbaglio? No, è vero. E vi posso anche dire, sono molto belle, e soprattutto io sono fiero di poter dire che finalmente posso vederle senza che il mio computer esploda. sono d'accordo. Allora, questa scatola che ti pingo, Varu, è la scatola che puoi manovrare e seguire per fare regia. Ah, ok, perdonami. Hai ragione anche tu. Ok. Allora, Wave, switchi l'interruttore e piano piano la luce si riempie di luci. Puoi vedere all'interno. C'è un server lì a fianco a cui ti puoi connettere. E deduci che quella è la fonte della connessione che hai scannerizzato. Il server è questa enorme cassone che vedi qua, sostanzialmente. Ok, allora sicuramente vado vicino e provo a collegarmi, perché insomma almeno così potrei provare ad avere il controllo della struttura per quanto riguarda la parte elettrica. Hai il controllo delle torrette esterne, delle telecamere esterne. E proprio mentre hai il controllo delle torrette esterne, delle telecamere esterne, vedi appunto da queste telecamere una V che si avvicina. È una V di lusso. E piano piano scende dal cielo e si posa proprio qui, di fronte all'entrata.
E mentre solleva la polvere, noti un volto all'interno della V. È il volto di Charity, quale, una volta sceso la V a terra, che viene parcheggiato, scende, calza. E potete notare subito la mia meravigliosa silver leg. La caviglia nuova, metallica. Esatto. Entra la V, prende il decollo e se ne va via. Scende, Charity quindi scende, si guarda intorno con aria, diciamo, come infastidita, come se stesse un po' recitando una scena, perché sa che c'è già qualcuno. Poi si sistema il vestito e sempre con le scarpe col tacco in mano cammina verso l'ingresso. Io vedo che c'è la loro macchina, perciò presumo che loro ci siano. Sì, vedi una macchina foracchiata da proiettili e deduci che è quella. E Ezechiele in fondo che sta fumando la sua sigaretta, ma è concio, lo vedi con la camicia senza la sua classica giacca elegante, con la camicia sporca di rosso e con la pistola in mano dall'altra parte. Quando arrivo, quando lo vedo, faccio come un piccolo scattino, poi mi ricompongo, quindi ricomincio a camminare normalmente. Poi appena gli arrivo di fronte, gli prendo la sigaretta, gliela butto. Dico: quante volte ti ho detto che non si fuma? E poi lo abbraccio. E lui fa lo stesso con te. Ti avvolge le braccia attorno ai fianchi. Ti sussurra all'orecchio: Charity, abbiamo una pista. Probabilmente Wave ha visto qualcosa. Non mi ha detto ancora bene cosa, ma ce l'abbiamo fatta, cazzo. Forse è fatta. Quando dice così mi stacco, lo risistemo, ovviamente più un gesto, perché chiaramente è veramente malconcio. Uno sguardo di quasi appunto di affetto, anzi sicuramente di affetto, e poi annuisco brevemente, dico: bene, allora sarà il caso di sentire che cosa ha da dire, e poi vado dentro. Torniamo un attimo dal nostro Wave. Wave, cosa volevi fare? Allora, io ormai, adesso che sono collegato, posso, immagino, vedere tutto il sistema della struttura, giusto, per quanto riguarda l'online? No. No? Vedi solo le telecamere e le mitragliatrici che sono fuori, poste a fianco al cancello. Ovviamente sulla mappa potete muovervi sia te che la Charity. Charity, ovviamente Ezechiele, ti seguirà ovunque. E sostanzialmente noti che nel sistema c'erano altre parti, ma non sono connesse. Non capisci bene okay. Perché. Allora, due domande. Una, io adesso sono collegato, ma sono collegato tipo da in remoto o devo essere no. Fisicamente? Okay. Allora, ricordiamoci anche la chat. Faccio una piccola pillola di lore. La rete non è più remota, dovete stare entro 6 metri dalle porte di connessione. Perché okay. Tutto quello che era l'apparato della vecchia rete è stato distrutto dall'olocausto nucleare e dalla guerra. Ok, perfetto. Allora, tu hai detto che io ho captato che c'è comunque un'altra posizione che potrebbe essere una fonte energetica, giusto? Più o sì. Meno so dov'è o no. Ok, se so dov'è provo ad andare a vedere. E soprattutto una domanda, questa struttura ha delle porte che si chiudono esterne, magari automatizzate? C'è quel cancello lì fuori, hai visto che sì. Da una parte è doppio, quindi è scorrevole, c'è un carrello. Però non hai visto il comando nella postazione in cui eri. Forse è un'altra postazione. Ok, allora sicuramente dopo che ho visto tutto quanto mi disconnetto, quindi ora so che lì c'è la connessione per le torrette e le telecamere. E esco fuori e ovviamente vedo che è arrivata Charity.
E cerco ovviamente quest'altro punto di accesso per capire effettivamente se in questa struttura siamo coperti più di quello che magari posso pensare. E gli dico, ben arrivata signorina. Come vede abbiamo avuto un incontro poco piacevole, e però ne siamo usciti vivi. È chiaro che qui c'è sotto qualcosa di molto più grosso che io non mi aspettavo, e magari sarà il caso di fare due chiacchiere, magari lei può sapere qualcosa di più inerente a tutta questa storia che riguarda Evi, a questi che si fanno chiamare Era Vulgaris, e questa presenza, questa entità di nome Black Sun, che a quanto pare governa su una parte della rete, o addirittura non saprei dire, forse anche di più. Ovviamente sta operando su Night City, ma non da dove pensiamo noi, e probabilmente non sarà neanche sul nostro stesso piano. Sì, ho detto bene, piano. Forse non dovremmo guardare nel terreno, ma più verso il cielo. Quindi, se lei magari potesse sapere qualcosa in più, è meglio che ce lo dica subito. Perché qua, come ha visto, non fanno domande. Io sorrido a Wave per avermi dato queste informazioni, e quindi, e poi dico, sono molto felice naturalmente che siate riusciti in questa operazione, che devo dire non pensavo avreste fatto subito, e perciò Intanto ti ringrazio, Wave. Ora vedremo di scambiare un po' di informazioni anche con gli altri, e cercheremo di fare un nuovo piano, perché è ora che le cose si complicano veramente. Ma d'altronde, quando il gioco si fa duro, anche le ricompense aumentano, no? E poi comincio a guardarmi intorno, perché voglio trovare un posto un po' più appartato e per metterci lì anche un po' più comodi e aspettare gli altri, in realtà. Ah, tu sai che questa Charity era la zona deposito, mentre questa era la zona amministrazione di questo vecchio deposito. Quindi qui esatto. Ok. Qualcuno si è mosso e non doveva. E scusate, mi sono mosso io. Allora, Wave, vedi un'enorme cosa ricoperta da questo telo qui. Una macchinetta che serviva probabilmente a sollevare i pacchi. E un enorme vecchio generatore a CHUM. Direi che vado subito a vedere di cosa si tratta, e ovviamente io mi allontano, ma con Charity la conversazione non è conclusa, semplicemente voglio capire bene dove siamo. E quando appunto la signorina Charity mi dice tutto quello che mi ha detto, io dico sì, sicuramente meglio trovare un posto dove possiamo sederci un attimo a parlare, data la dinamica che si è appena presentata. Allora, io non questa era una domanda al master, in realtà. Io non, naturalmente non voglio fare meta. Siamo venuti qui perché pensiamo che sia un posto abbastanza sicuro. Sì. Quindi in realtà io non, Charity non è particolarmente agitata. Diciamo no. Che vuole prendersi magari qualche precauzione, ma minima, quindi comunque tenete conto che sopra di voi avete un tetto, nel senso è una struttura dentro un magazzino chiusa. Sì, sì. Perfetto, certo. Sì, no, quindi in realtà Charity si guarda semplicemente intorno senza neanche fare troppa attenzione, se vuole semplicemente stare un po' più comoda quando si tratterà di parlare con tutti, ecco. Quindi magari
va un po' in giro per vedere quale può essere la stanza più confortevole, in particolare visto che sa che di là ci sono le stanze, diciamo, dell'amministrazione, si dirige per lo più lì. Ok, sicuramente. Puoi anche dirigerti proprio, eh. Vedi Wave che Charity si dirige in quella direzione. Cosa fai? Charity Wave, scusa Master. Wave, cosa fai? Ok, mi sposto verso questa zona perché io comunque sono sempre accompagnato e c'è ovviamente un'entità che ormai abbiamo rivelato essere Neon che mi suggerisce di dai un'occhiata attorno al magazzino. Ed è molto più diffidente lui di quanto già non sia Wave in generale. Sai perché morire ti rende paranoico? Perché molto spesso appena le voci si accavallano comunque. Le tue si e con quelle di Neon, sì. Ok. Succede raramente, però succede più spesso. Sei di fronte a questo enorme telo. Cosa fai? Beh, lo alzo appena e appena vedo cosa c'è sotto, se mi conviene, lo tiro via. Quello che vedi ti paralizza. Ah. È un enorme macchinario ragno dedito al sollevamento pacchi, anche questo, però senza energia, spento. Ok, allora sicuramente do una rapida occhiata per vedere se ci sono simboli o attacchi su questo macchinario, sai, magari viene fuori un EV sul fianco, giusto così. Allora, non c'è nessun simbolo di Ara Vulgaris, ma no, vedi, certo. Vedi un attacco per l'energia, probabilmente va attaccato al generatore. Ok, e io ovviamente prima ho sentito fonti energetiche, però non so, sono un po' diffidente nell'attivarlo al momento, anche perché ci serve. Certo. Quindi, ok, visto questo, direi che do un'occhiata veloce anche al generatore per vedere eventualmente altre cose. Sì, c'è un enorme cavo che esce da questo generatore. Deduci che è quello che attaccavano probabilmente all'enorme macchinario bestiale. Certo. il famoso minimo buon senso, esatto. E dalla chat mi fanno. E quindi, cosa fai? Vedi che Charity è entrata nella zona amministrazione. Io, vabbè, intanto sono sempre dedito ad ascoltare Neon, quindi se Neon ha visto questa cosa che ho visto io, magari mi avrà detto qualcosa oppure no, in base anche a quello. Neon ti dice una testa, zona tranquilla, sembrerebbe. Però sì, non fidarti troppo. Penso potrebbe essere una trappola. Non fidarti di loro. E con loro intende Charity e Bezzichiene. Ok, allora, alla luce di questa cosa che mi ha detto, ovviamente andiamo nella stanza, insomma, un magazzino, quello che è. Qui vedi un'altra console, che è l'altro segnale che avevi percepito. E vado a provare allora a attivare, o perlomeno a indagare e connettermi un attimo per capire di cosa si tratta. Qui hai il cancello, e non solo, anche il braccio meccanico che c'è fuori. Ok. Bene, allora direi che restiamo un attimo in questa stanza a parlare. Te lo chiedo proprio quando ti vedo che sei lì che guardi tutto, io con aria un po' di sufficienza, perché in fondo sono lì tranquilla. Dico, che fai? Mi sembri un po' preoccupato, Wave. Beh, signorina, siamo appena usciti da una sparatoria. Siamo riusciti a scappare con un mezzo rubato e qui poi, Master, mi collegherò all'azione che farò dopo, proprio per questo collegamento. Siamo appena scappati con un mezzo rubato dopo che il suo assistente si è mangiato un po' di piombo. E tutto questo meno di un'ora fa. Se permette, è lecito che io sia un attimo agitato. Quindi per precauzione voglio ben capire dove siamo e eventualmente come ci possiamo trovare. E mentre dico questo, mi pongo verso Charity con
con domande su cosa è appena successo e che cosa lei eventualmente possa sapere di tutto ciò. Io ovviamente gli ho raccontato la storia molto velocemente, di siamo andati a trovare il tizio in questo bunker, mi sono collegato al suo corpo ancora caldo, ho tratto queste informazioni che gli ho rivelato. Però mentre faccio questo, io volevo provare a fare un tiro di adesso vediamo un attimo, Master, non so se ho tipo non interrogare, però per avere più informazioni, ecco. Allora, su di me, ma tra, io te le do. Tra i vari PG io vieto questi tipi di tiri, sono cavoli vostri. Ok. Sì, ma io in realtà non ho problemi, vedi che anzi mi metto, appena mi fai queste domande, io mi siedo su una delle casse di questi scatoloni di cartone un po' impolverati, prima gli do come una pulita schifata, poi ti guardo e dico: Wave, intanto hai avuto fegato, altro motivo per esserti riconoscente. Allora, tu mi chiedi che cosa so di Black Sun e dell'Ierofante, eccetera, ma ahimè non so molto di più di quello che ti ho già detto, perché comunque lui era presente nella stanza rossa, sì, dove io fondamentalmente ho dato diverse informazioni, e te lo, diciamo, ribadisco, ti dico che appunto Black Sun è ero arrivata a sapere che fosse questa intelligenza artificiale che, diciamo, era un po' al centro di tutta una serie di operazioni poco etiche e esperimenti appunto farmaceutici, neanche, non lo so. Comunque fatto sta che comunque ero interessata a sapere cosa fosse e chi fosse l'Ierofante, perché erano tutti connessi anche con Era Vulgaris e tutte realtà che io volevo smantellare. Perciò in realtà sei tu, ti dico, Wave, tu ora hai le informazioni che ci servono. E ti dirò questo però: ora scambieremo le informazioni e io ti dirò qual è il mio piano per procedere e fare il botto, Wave. Così diventeremo ricchi e tu diventerai, anzi, entrerai nel giro di quelli che contano, perché un'operazione così non si dimentica. E poi ridacchio e vedi i miei occhi bianchi che ti fissano mentre sorrido. Allora, mentre finisci questa frase, io saluto Spike. Ciao. No, tranquillo. Ciao, Spikeolo. E andrei in un'altra scena. Ciao, Spike. Siamo sopra Night City. Siamo nello spazio più profondo, dove non c'è alcun rumore. Un satellite sta seguendo, con una visione molto, molto debole, dei dati che ha e con il minuscolo obiettivo che ha, una nave che... Sì, una nave. Un mezzo che sta scappando in mezzo a Night City, mentre viene sparato. Ed era il mezzo di Wave di qualche minuto prima. Mentre piano piano gli seguitori si fermano, il satellite continua a seguire il mezzo di Wave. E lo segue anche mentre arriva al magazzino. La sua visione è veramente debole, ma comunque il suo occhio rimane fermo lì, per poi rimuoversi e spostarsi
Dov'è che si sposta? Sposta in mezzo alla città. Su una V che scappa. Varù, prendi il mitragliatore, ti sporgi dalla macchina. Anzi, dalla V, perdona, dal girocottero, perdonami. E inizi a sparare nella direzione della V che ti vola contro. La cosa che noti, dopo un paio di tiro, è che, non so, c'è qualcosa che non ti torna in tutto questo. Hai fatto 11, vero, con iniziativa. Perché? Ok. Corretto, 11 di iniziativa. Vai, fammi il tiro di sparo e vediamo come la va. Ora faccio il tiro di sparo. Nel frattempo la V sfreccia, questa macchina volante sfreccia inseguendoti in mezzo al traffico volante di Night City. E non lo becchi. Rimbalzano su questa enorme struttura che si porta sotto, che non riesce a identificare cos'è. Ma è proprio ora che piano piano vedi qualcosa che si muove dalla struttura. Qualcosa che si apre a forma di mano metallica. E lascia trasparire un cannone che esce alla sua spalla e inizia a sparare nella tua direzione. La V, con qualche manovra fatta dalla Netrunner, schiva i colpi che sono maldestri, finiscono sulle case, sulle auto, mentre la polizia in lontananza suona. La V inizia ad alzarsi assieme al girocottero e si alzano verso le colline. Lo vedi, c'è il magazzino che ti è stato segnato proprio da Ezechiele. E direi che ci spostiamo tutti sulla mappa. Bene. Charity, ti devo chiedere, per favore, un tiro di iniziativa. Arriva. E da adesso in poi, signori, sono cazzi. Com'è che si fa, scusami? Previ sul tuo token, poi vai sulla tua scheda e previ roll initiative. La fai anche tu, Wave, perdonami. Prego. Scusate, non si sentiva. Abbiamo un complicate la situazione, assolutamente non previsto e non ce l'aspettavamo. E mi usano sapientemente. Allora, caro Steno. Hai fatto bene, cazzo. Bene. Wave. Arriverà Steno, arriverà la tua complicazione. Ce l'ho già in canna, l'avevo già preparata. Wave. Tocca a te, dalle telecamere. Anzi no, non sei collegato. Noti, anzi senti, anzi sai cosa? Mi fai un test di percezione. E vediamo se percepisci qualcosa. E qui manca Jack, però la faccio lo stesso la citazione. Ehi! Cos'è stato? Sembrava qualcuno. Sembrava qualcuno. Dedicherò questo tiro da master a Jack. Perfetto. 18. Vuol dire che hai sentito la Madonna. Cosa vuol dire? Che mentre sei lì che parli con Charity, sì, Black Sun, effettivamente, senti un fischio, qualcosa in lontananza. Noti la terra sopra la console che vibra in maniera strana. E improvvisamente percepisci che fuori dalla struttura qualcosa si sta muovendo nella direzione del magazzino. Cosa fai? Ehi, che diavolo succede? E noi sapevamo che stava per arrivare Varù. Sì.
Oppure, ok, ma ovviamente a livello di percezione so che non sta arrivando con un mezzo blindato che fa così tanto casino. Esatto. E quindi per me potrebbe anche non essere lui. E come avevo scritto, infatti, mentre stavamo parlando, ascoltando anche il buon vecchio Neon, io avevo già cominciato a attivare il pulsante del cancello. Ora non so quanto rapido sia nel chiudersi, quindi io te l'ho chiuso, sulla mappa è chiuso. Ah, ok, è già chiuso. Ok, allora direi che io non so nulla, quindi vado fuori, vado a vedere che cazzo sta succedendo. Perfetto, muoviti del tuo mob. Cioè, quanti quadratini quanto il tuo mob. Ok, allora, solo un attimo. Dovrebbe essere 6, però. Perfetto, arrivi lì, sostanzialmente. Quelle porte, sì, che spalancano. Dimmi. No, scusami, che ho fatto un movimento, in teoria ne ho due, giusto? 2 da 6. Sì, però aspetta che ti scrivo. Esci, e quello che vedi è questa inferriata, e oltre il girocottero di Varù, che viene seguito da dietro, da una V gigantesco con un'enorme cosa costruita sotto, non riesci a identificare bene cos'è. Nessuno ha fatto un tiro di Cybertech, ho usato uno scanner, quindi diciamo. E vedi che si stanno inseguendo, e Varù sta venendo verso la direzione del magazzino. Pensi che sia Varù alla guida, non ne hai idea. Cosa fai? E quanto è veloce il mezzo che sta seguendo Varù? Nel senso, il suo essendo più piccolo avrà un'agilità più alta. Sono alla stessa velocità. Ah, ok. Lo scroll di Colossus in X-Men, più o meno. E poi vedrai, non voglio fare spoiler sui due. Beh, sicuramente gli urlo a Charity e Ezechiele: merda! Chum, quel Chum sta arrivando a Varù! Ma che cazzo, qualcosa lo insegue? Io non ho capito cosa lo sta inseguendo, giusto? So che è qualcosa, ma... Sì, qualcosa, mezzo pesantemente corazzato, lo vedi. Ok, e ci passerebbe entro la porta il suo AV? No, neanche quello... cioè, neanche il girocottero. Cioè, okay, con la porta aperta passerebbero entrambi. Con la porta chiusa non ci passa nessuno. Ok, quindi neanche Varù a piedi, immagino. Sì, esatto. Dura, nel senso che non conosco la struttura, non so quali ci siano entrate secondarie o altro. E Varù non lo conosce nemmeno lui, immagino. Fammi solo un attimo, Master, voglio vedere. Sì. Sono troppo distante. Vabbè, però... mi avvio. Aspetta, i comandi di prima nella stanza del cancello possono essere attivati da chiunque? Sì. Niente. C'è proprio, okay, una manopola. Perfetto. Allora, sicuramente io mi dirigo verso la stanza dove c'erano le torrette, dopo che ho comunicato a Charity che fuori sta per arrivare Varù. E dico ad Ezechiele di uscire. Presto, esci! In modo che si possa, tra virgolette, mettere dove sono io per vederlo, ecco, dai. Certo. Facciamo un po' gioco di squadra. E mi muovo. Muoviti pure. Più o meno arrivo qui, tanto il move successivo arrivo alle torrette. Perfetto, tocca a Ezechiele. Ezechiele ti guarda, Charity, e con la pistola in mano fa: merda. Merda. E torna subito serio e va verso l'uscita. Ok, beh, faccia quello che ritiene. Ha la pistola estratta, guarda la scena e rientra subito in copertura. E ti urla: tieniti pronta alla console! Credo che Varù abbia bisogno di entrare. Varù, a fianco a te c'è Mana e c'è la Netrunner che sta guidando il mezzo. Il magazzino è chiuso, il magazzino è chiuso, che cazzo faccio, che cazzo faccio? Calma, Chum, rallenta! Avrebbe uno sguardo da pazzo se solo avesse ancora gli occhi, Varù. Quello che vuole fare è far rallentare il girocottero, sparare col rampino su quella struttura lì sotto
e abbordare la V. Ok. Il comandi non ce li hai tu, tu hai il tuo mitragliatore in mano. Quello che è successo, quello che vuole fare Varù è questo. Scusate, mi dimentico di cliccare. Si aggrappa da un lato, tira fuori il rampino, molla il mitra che è attaccato, inizia a sbatacchiargli sul fianco con la tracolla, guarda con uno sguardo da pazzo la madre di Sam e gli dice: rallenta! Solo che la follia non traspare perché gli occhi non ce li ha più, però i lentini iniziano a sfolgorare di mille colori: rosso, verde, blu, rosso, viola, nero, giallo. Punta, okay, il rampino e spara verso quel coso appeso. Mi fai un test di basic tech. Non saprei, okay, dove farlo andare. Ti direi effetto basic tech. Cos'era quell'uomo che con le graffette distruggeva MacGyver? Esatto, basic tech alla MacGyver. Se lo trovo te lo faccio velocissimamente. Ecco, prima non ha colpito, non ha gli occhi. Ci sta. Allora, il rampino afferra un pezzo del cemento armato, ma subito ti torna indietro perché probabilmente non si è agganciato bene. Nel frattempo che hai dato questo ordine, la donna ti guarda e fa: cosa cazzo credi che stia facendo? Cosa cazzo credi che stia facendo, Berta? Ok, allora direi che passo il turno a questo Charity punto. Allora, io quindi in sostanza appena Ezechiele mi urla di andare alla console, effettivamente senza... mi sono frizzato? Sì, ti sei frizzato. Perché? Spegni... esatto, riaccendi. Hola. Esatto. Allora, ovviamente mi urla, io dico proprio sussurro: cazzo! E corro verso questa console che mi ha detto di aprire il cancello, fondamentalmente. Yes. Quindi io lo apro. Guardo i tasti, penso di sapere come si fa. Sì, c'è un enorme tasto doors proprio. Pam. In mezzo agli altri. Muoviti lo pure premo. Di fronte alla console meglio, come meglio credi, e nel frattempo il cancello si apre. Posso fare anche qualcos'altro o no? Puoi muoverti ancora. Ok. Tuo valore di mob. Questa console qui mi consentiva appunto anche di usare il braccio meccanico, vero? Yes. Però lo devo fare il turno successivo eventualmente. Allora per il momento sto ferma lì e tiro fuori la mia pistola a guardarmi intorno. Perfetto. E allora tocca alla Netrunner, ovvero la madre di Sam. La madre di Sam avanza nella direzione del cancello e quello che succede è che la V si muove di doppio movimento e arriva proprio qui mentre inizia a scendere impicchiata contro il suolo e a ridere la parte inferiore con l'asfalto e il cemento armato. Dall'altra parte invece, la V pesantemente armato avanza. E quello che fa è fermarsi qui, in mezzo alla strada, sganciare l'enorme corpo metallico sotto di sé, buttarlo a terra e piano piano spostarsi. L'enorme corpo metallico a terra, mio caro Spike, inizia ad aprirsi e mentre si apre avanza. Avanza di 4 square e si trasforma del tutto. Cazzo, Metal Gear.
Madonna, stavo proprio per dire un MK2, proprio lui, cazzo. Figo. Male, ma figo. Un enorme AV dipinto con una bomboletta spray su uno dei lati del mecha, che copre appunto il vecchio logo che era della Militech. Perfetto. Dopodiché iniziate a sentire, per Tuvaru soprattutto, Mana e la donna sopra il girocottero, che in distanza delle auto si avvicinano e sono la complicazione del nostro caso Steno. Evviva! Non bastava un Metal Gear, no? Magari sono persone simpatiche e amichevoli. Ma sì, sono andato a farsi un giro nel deserto, dai. Allora, Master, scusami, io ho una domanda. E allora, Varu è sul girocottero, quindi non è l'icona rimasta fuori, vero? Sono entrati. E l'altra cosa era, noi abbiamo tutti il... come si chiama? Il ricevitore, quello che ci ha dato Varu. Probabilmente sì, ce l'avete in tasca o comunque ce l'avete da poter inserire. Ok. Vabbè, tanto sarà Ezechiele che gli dirà a Charity di chiudere. Io quindi mi dirigo verso il sistema qui delle torrette e mi collego. Perfetto. Hai due azioni nella net. Cosa fai? Beh, sicuramente punto a questo mega droide fuori e faccio fuoco. Allora, quello che faccio adesso è chiaramente farti vedere la vita delle torrette, in modo che hai chiaro anche tu effettivamente quanto hanno di vita e da dove sparano. E vai, fammi il tiro. Sì, giusto. Poi domanda, con uno e poi con l'altro. Lo fai okay, tu direttamente con le tue abilità. Quindi auto fire. E vediamo come va. Ok, no, scusami, era una domanda, non mi ricordavo, ma forse fantascienza. Io non posso collegarmi al sistema di rete del droide, vero? Tramite le torrette. Dovresti collegarti al computer a cui è collegato il droide, ma non hai idea di dove sia. Ok. Ma dici allora, aspetta. Ti metto innanzitutto le torrette e ti metto autofire. E per rispondere alla tua domanda era, infatti scusami, entrambi, cioè sia il droide che è all'esterno, appena arrivato, il droide è all'esterno, non puoi cioè dovresti capire dove è collegato, probabilmente okay, è sulla B. Là, sì. Il mecha ragno invece dovevi collegarlo probabilmente alla pompa di alimentazione, perché è scollegato. Fai ok, proprio quindi io non ho idea da dove si controlli, va bene. No, magari si controlla anche da qua, ma al momento è offline. Certo. Ok, va bene. E comunque sono le torrette e faccio certo. Autofire. Puoi collegarti al cadavere delle torrette. Va bene, ti ho aggiunto... Vedremo come andrà a finire. Ti ho aggiunto le torrette. No, premi proprio su torrette. Okay. Tra le tue armi. Te l'ho aggiunto. Ok, allora, spari con quella a destra o con quella a sinistra? Ti ho sentito se mi hai parlato. Scusami, è la sinistra. Ok, allora, quella a sinistra è lontana, sei 12 metri e quindi l'hai beccato, premi su torrette tre volte. Anzi no, non l'hai beccato, perdonami, hai fatto 19. Nada, quello che succede è che la torretta si alza, punta verso il mecha, inizia a mitragliare su la sabbia, su il suolo, dall'alto verso il basso, i colpi lo deviano completamente, probabilmente è perché il mecha si sta muovendo in avanti abbastanza velocemente. Però puoi sparare con l'altra torretta ancora, questo turno. Sì, sparo con l'altra. Vai. L'altra è più vicina.
sono 12 metri e fatto 18. Nada, neanche con questa. Devi fare almeno 20. Quindi le due torrette iniziano a mitragliare, ma colpi partono ovunque, tantomeno da niente di meno che sul suolo, lo mancano, niente, ci lecca. Tocca a De Ezechiele. Ezechiele si sporge. Guarda il mecca. Porca troia, quello che cazzo è? Ha tipo un malus della Madonna, è a 26 metri e lo manca con entrambi i colpi. Baru, sei sul girocottero, il cancello di fronte a te si è aperto, stai iniziando a scendere verso il magazzino e dietro di te vedi questo bestione. Cosa fai? Allora, Baru vede tutta la combriccola dei suoi amici, immagino, o quasi tutti. Vedi Ezechiele qui, vedi due porte un po' aperte qui e un mezzo qui. Gli sale il nomade pazzo, quindi quando stacca, si riattacca al gancetto del rampino, lancia il rampino per terra, il pitoncino che gli gira intorno al collo gli sbatte, gli dà fastidio, lo strappa, e quello che voglio fare, master, è afferrare al volo il techno scanner, infilarlo in qualche tascone dei pantaloni tigrati che ho, e dimmi se è possibile, vorrei cercare di scendere velocemente dal mezzo, approfittare della velocità per riuscire ad aggrapparmi al mecha che arriva, se possibile sfruttando la concitazione dell'azione. Io te lo concedo, ma si è messo agli atti, è una prova di atletica. 17, controlliamo subito. Che altro vediamo se è una cosa fattibile per lui. Se è una cosa palesemente impossibile, credo che non la farà. 17 hai detto? Sì. Che per gli standard è molto elevata come prova, ma d'altronde è una prova cazzuta. Infatti. Però chi non risica non rosica. E quindi e ricorda, lo stile sopra la sostanza. Esatto, e allora se lo stile deve essere sopra la sostanza uso il mio ultimo punto fortuna e quando salta giù hai anche un vantaggio, da schizzo pizzo. E allora quando salta giù a bassa voce, in modo che solo chi è nel girocottero lo senta, non mi puoi fermare, e salta. Vai. E quindi sarebbe un 14 e lo devo 14. Ritirare. Giusto, ritira. Puoi ritirarlo. Bello, bello. Descrivimi la scena, per favore. C'è questo mecha che sta iniziando a correre verso il cancello. Dietro al girocottero è enorme, cazzo. Ha almeno 6 metri per 6. E allora, prima di lanciarsi, si strappa il pitoncino colorato fosforescente rosa. Lo guarda e guarda il deserto dietro, tutta la sabbia che rotea, lo molla, e proprio mentre lo molla, non mi puoi fermare, salta, rotola a terra per l'inerzia, praticamente mentre sta rotolando più di una volta prende uno scossone, ma l'ultimo si rialza. Anche qualche sasso probabilmente. Cosa? Anche qualche sasso, ma comunque non ti fa nulla, cazzo, sei Varù. Sì, e ti dirò di più, visto che mi piace, un sasso colpisce molto forte l'occhio e un lentino si crepa, e questo inizia a lampeggiare di bianco, così, e con l'inerzia salta, si afferra ad una gamba e inizia a cercare di salire sul veicolo. Ora, se posso fare altro, anche se non credo, dimmelo, se no finisco il turno. Direi che finisce qui il turno in maniera abbastanza epica. Sì, mi piace, va bene. Charity. Ok, Charity sente i rumori, sente Ezechiele che urla e ovviamente per sapere cos'è, a sua volta urla, dice: Ezechiele, che cazzo succede là fuori, cos'è? Chiudi, cazzo, chiudi! Allora effettivamente io ritorno davanti alla console e vorrei fare un
intanto due cose. Vorrei guardarla meglio per capire quali altre funzioni, cioè cosa controllo. Per esempio, controllo anche la chiusura di questa stanza. No, controlli solo il braccio metallico. E il cancello, ok. E il cancello, esatto. Allora ripremo, quasi presa colta dal panico, perché Ezechiele mi sta urlando un ordine che immagino importante. Allora io proprio mi butto di nuovo sulla console e richiudo il cancello. Perfetto. Dopodiché, sempre con la pistola in mano, mi avvicino ai barili che ci sono lì e ne prendo uno e comincio a farlo rotolare verso l'uscita. Dimmi se posso, naturalmente. Per me puoi. E di quanto lo riesco a spostare? Lo sposti di metà del tuo mob. D'accordo, allora ti metterò un cerchiolino dove No, no, è questo qua, puoi muoverlo anche tu. Ah, ok, grazie, perfetto. Allora intanto lo porto vicino all'uscita, quella lì. Quindi adesso lo sposto. Perfetto. Io descrivo un attimo la scena epica che sta per succedere col mezzo. Quello che succede è che il cancello inizia a chiudersi proprio mentre il velivolo passa. Becca la coda staccandola a metà, perché è automatizzato. Il mezzo crolla su se stesso, strisciando un bel po' avanti e finendo, per poco investe anche Ezechiele, finisce proprio contro l'angolo di questo edificio qua che vedete. Adesso facciamo una prova di quello che è successo dentro, perché c'è anche questo piccolo dettaglio. Sì, tipo la donna Nabucodonosor. Scusa, io ragazzi, do per scontato che il nostro mana ce l'ha fatta. Non mi sembra giusto di ucciderlo quando non c'è. Ci pare arriverà, insomma. Ucciso da un NPC, tra l'altro. Sì, poi no, alleato. Ucciso dal cancello, mosso da Charity. La donna si regge in qualche modo, probabilmente è l'unica che si è allacciata alle cinture all'interno di quel mezzo. Sentite solo un urlo. Scusami, quale cintura? Mai viste cinture io su quel mezzo? Probabilmente era l'unico sedile dotato. Scherzo. Cazzo! Sentite solo questo urlo dal suo interno. E nel mentre, Baru, torniamo a te. Di fronte a te, anzi, attaccato. Sei attaccato su questo enorme mezzo. Quello che fa è ignorarti. Corre verso l'inferriata. Anzi, si allontana un po' dall'inferriata. Abbassa un cannoncino. E quello che fa è, banalmente, aprire fuoco. Ed è un lanciarazzi, signori. D'altronde, perché no? Voglio dire, sembra solo. Guarda meglio anche il danno. Madonna. Quello che fa è distruggere il cancello. Il cancello si frantuma di fronte all'esplosione. Dopodiché si prepara ad avanzare. Allora, piccola nota per tutti. Questa qua è una passerella, che sto pingando. Sono delle scale che creano una passerella e un condotto sopraelevato. Questo qua tratteggiato. Ebbene, rip cancello. Esatto. Nel frattempo le macchine in distanza sono sempre più vicine. Wave. Tocca a te.
Merda, ma che cazzo è stato? Ovviamente hai sentito solo una mega esplosione, un tremolo e una forte vibrazione. E do un'occhiata con la telecamera e vedo che ha sfondato il cancello, meglio percepisco che sia successa sta cosa. E quindi direi che ripunto nuovamente i cannoni dicendo: merda, non passerai, non passerai! E faccio fuoco. Ovviamente io ho a disposizione qualche punto fortuna e direi che ne userò almeno 3, se ne ho 5 mi pare. Vai, vediamo, vediamo. Ti consiglio di sparare dalla torretta di destra, eh. Vediamo. E speriamo dalla destra. È a 14 metri e quindi 17 giusti. Ottimo. Spara un colpo di auto fire, perché lo becchi giusto. Ah, scusa, ho sbagliato. Sono 3 damage. Ho premuto sulla torretta, se vuoi faccio l'autofire. Sì, no, hai fatto bene. Okay. Era proprio quello che dovevi fare. Semplicemente quello che succede è che i proiettili si incastrano nelle placche di armatura che ha il mecha. Sembra non accusare minimamente il danno. Okay, però hai ancora l'altra torretta. Sì, infatti riprovo. Questa dista 16 metri. Devi fare sempre 17. Vero? Brutte cose, mi sa. 21. 21! Dovevi fare 17, quindi premi 3 volte su torrette, proprio in chat, e quello sarà la somma del danno totale. Vabbè, dai. Che non è male, assolutamente. No. È un 12 più 9, 21 danni. 21. Oh, questa volta mi descrivi come i colpi colpiscono un po' il nucleo centrale del mecha. Ok, allora io ho intravisto Varu su questa struttura, quindi ho cercato di puntare alla base del corpo, o meglio dove potrebbe essere il nucleo centrale. Non me lo immagino bello esposto verso l'alto, ma bensì nella parte più bassa e nascosta. E quindi sparo una raffica di 21 colpi un po' a random, però che vanno a colpire tra una gamba e questo nucleo. I colpi iniziano a vibrare in mezzo al mecha metallico. Varu, noti alcuni piccoli cortocircuiti in mezzo alle gambe. È stato beccato e probabilmente è stato danneggiato anche abbastanza bene dalle mitragliatrici. E non sai chi sta comandando. Ma probabilmente... benedici. Ezechiele, ragazzi, rimane lì con l'arma spianata e si muove verso il girocottero, probabilmente. Ehi, tutto a posto lì dentro? Cazzo! Sì, sono tutti a posto! Uscite, presto! E allunga una mano, probabilmente, verso Lilith, la madre di Sam, e verso Mana, i quali sembrano tutti bene, a posto, come se non fossero stati in mezzo a un mezzo che stava precipitando nell'inferno più totale. Meno male che ci sono le cinture di sicurezza. Bastardi, ragazzi, mi hanno spaccato il girocottero, gliela farò mettete pagare. Le cinture, signori. Pubblicità, progresso. Esatto. Io mi immaginavo la scena della Nabucodonosor che arriva a Zion in Matrix Revolution. Madonna, bellissimo. Chiedono: Ezechiele ci molla? Perché dovrebbe mollarci Ezechiele? Se ne va via. Vuol tornare a nerdare a Elf Online? Ah no, Ezechiele era un voyeur, lui guardava da fuori. Bene. Ciao, sì, Varu. Ehi. Che dire? Tocca a te. E allora, se tocca a me, quello che faccio è cercare un manigliotto di quelli tipici nei mech dove ti attacchi magari per salirci o per fare delle riparazioni.
e con l'altra mano, mentre vengo sballottato da i meccanismi, ficco una mano nel tascone, tiro fuori il techno scanner, lo sbatto addosso, spang, al metallo della struttura e lo accendo. Sto cercando punti deboli, comunicazione e tutte le informazioni che possono servirmi per ostacolarlo o distruggerlo. Noti che c'è un'antenna disposta vicino alla struttura centrale del nucleo. Probabilmente dovrai entrare con le mani o cercare di scavarti un percorso, perché è ben protetta. E noti un segnale di dati che arriva fino alla V. Probabilmente lì c'è un computer mandato da qualcuno che sta appunto governando il mecha. Ok, questo mi è costato l'azione, posso muovermi? Ti è costata l'azione, ma puoi muoverti. Ok, allora provo ad avvicinarmi in sicurezza, quindi se questo vuol dire che non basterà un'azione, per me va benissimo, a questo punto di cui mi hai appena parlato. Quindi preferisco non farmi vedere e non cadere, ma piuttosto metterci più di uno, due o tre turni. Ok. Ti do due turni, però devi rimanere lì sopra. Ok. Perfetto. Charity! No, non ha sparato la gamba, ha sparato in mezzo le gambe. Charity, tocca a te. Ok, allora, Charity si ricorda comunque vagamente lo stato dei luoghi, presumo. Comunque prima aveva fatto un giro. Sì, e quindi... tu lo conosci meglio di Ezechiele il posto, e non solo. Ma adesso hai dei nuovissimi pezzi di ricambio per la gamba, non sei contento? Comunque, quello che vuole fare Charity è, da lì, cominciare a usare il braccio meccanico e accumulare i barilotti che ci sono, appunto, non tutti, perché uno lo vuole tenere, però, quindi erano quattro questi qui. Uno è qui, quindi prenderne altri due e accumularli qui, usando il braccio praticamente. Cioè, li spinge, è chiaramente un'azione complessa, magari adesso ce n'è già uno e tipo quello lì lo prende e col braccio lo mette là. Bello, bello, mi piace un botto. Mi fai un test di cyber tech, anzi no, di basic tech. CD 15. È tutto a destra. Devo trovarlo. Dai, ah ok, basic tech, che okay, è una merda, ragazzi. E mi uso 5 punti fortuna. Vai. Brava Charity. Più 5, quindi. E allora pingami dove li vuoi spostare. Arrivo. E guarda, semplicemente voglio fare il più possibile una linea, ecco, così, vuol dire, anche se mai usando questi qua, cioè distribuendoli in modo tale da creare un po' un ostacolo, e so che poi quelli lì sono pieni di benzina, quindi l'idea evidentemente è quella lì. E allora notate, per chi è lì, questa scena, il braccio inizia a spostare abbastanza bene anche i vari barili di fronte per creare una barricata di esplosivi. Avevi una domanda, Dem? Dimmi pure. Sì, volevo chiederti, eventualmente Charity con quel braccio riuscirebbe anche a lanciare con dei malus ovviamente i barili? Cioè, o sono sì. Lenti, ma magari può fargli... Ok. Sì. Ragazzi, lo sguardo di Andrea quando Dem dice che può lanciarli. Ma in realtà ci avevo pensato anch'io, però non pensavo si potesse veramente. La nostra madre di Sam, Lilith, esce dal mezzo, è un po' combussolata. Per chi è lì nota sicuramente che lo zaino non ce l'ha addosso. Al momento non è importante. Con la sua pistola quello che fa è entrare in questa struttura. Ehi, Chum, c'è un segnale qui.
Cazzo, sei già connesso? Grande. Nel frattempo, fuori. Ah. Vai, vai. Se vuoi risponderle, dimmi pure. Chum, cazzo. Ho visto che c'è un cazzo di Mac nell'altra stanza. Forse lo potremmo usare a nostro favore. Prova a dargli un'occhiata. C'è un alimentatore lì. Merda, presto! Ci sta. Bella, bella idea. Bella trovata. Vedi che si sta per dirigere fuori. Nel frattempo, il Mac. Varu, mi fai una prova di atletica CD 13 per rimanere in groppa. Ok. Nel frattempo leggo un attimo una chat. Abbiamo un 17. Perfetto, rimani in groppa mentre il mecha avanza. E quello che fa, una volta che si trova qui, dove ha finito il suo percorso, è aprire il fuoco. Apre il fuoco in direzione dell'unica figura che vede, Ezechiele. Si abbassa un braccio mitragliatore. ...22 metri, quindi deve fare almeno 15. Non l'ha beccato, ma quello che succede è che inizia a mangiare il cemento attorno alla zona. Notate che ha un certo impatto, sono calibri pesanti, e per chi è lì deducete che probabilmente sono calibro perforante. Nel frattempo, l'auto che stava percorrendo il sentiero che saliva la collina arriva. Anzi, le auto, perdonatemi, perché Steno ha complicato la situazione. E quello che avviene che sgommano, scendono due individui da una e tre dall'altra, con ancora i guidatori al loro posto che tengono il mezzo in accensione. Gli individui sono leggermente corazzati, nel senso che hanno dei vestiti pesanti. Adesso ve li faccio vedere. FS Shift Z, vero? Esatto. Eccoli qua. Però sono armati con dei fucili pesanti. Dall'altra auto esce un uomo con una pesante tuta, con delle pesanti bombole sul dietro, e a fianco un altro con un pesante fucile da cecchino. Vabbè, ma dillo che siamo a tema Hideo Kojima allora. Iniziano a darsi degli ordini appena arrivano. Alfa, bravo! Sulla posizione a destra! Voi muovetevi a sinistra! C'è un uomo sul mecha, quindi state attenti! Perché l'uomo ragazzi sul mecha? Lasciatemi stare! Ragazzi, sappiate che comunque, siccome non c'è Jack, ho diminuito quello che vi stavo per lanciare qua. Falso. Quindi... E adesso ti scrivo maledetto sulla tua webcam. Sono un master buono. Sono un master buono. E uno in mutande a fare il pellicano, esatto. Perfetto. Gli uomini che sono lì di fronte a Baru si avvicinano probabilmente nella tua direzione. E tutti e tre provano a spararti. Hanno un malus di 2, perché sei... Anzi, un malus di 8, perché devono mirare.
In mirare costa un malus di 8, ragazzi. 1, 2, 3. Iniziamo con il primo, che ha fatto 21. 21 meno 8, 20 meno 7, 13 deve fare almeno. Ed è distante da te 14. Ti manca. L'altro ti manca la grande. L'ultimo pure. I colpi iniziano a spararsi in aria. Ti vibrano mentre il mecha si muove in direzione dei tuoi compagni. Dall'altra parte però lo sniper si allontana. Vediamo quanto è. Chiedono nella chat una delucidazione sul come mai mirare. Mirare perché stanno colpendo il mecha e devono mirare qualcosa che è sopra il mecha, quindi Varu che si sta arrampicando sul mecha, e quindi devono mirare perché sennò colpirebbero anche il mecha. Mirare dà un malus di 8 al tiro e purtroppo scala quindi la difficoltà. Avranno più difficoltà a colpire il bersaglio. Lo sniper pure ovviamente ci prova. Ragazzi, vediamo un po' come va. Lo sniper, che funziona così, più è distante meglio è a 28 metri. Deve fare almeno 20. Fa 22, che meno 8 va a 14. Però rilancio un di 10 per un motivo X. Come lo sapete. Ok. Ti becca. Posso provare a schivarlo? Sei su un mecha. Ti stai tenendo. Direi di no. Okay. Hanno un malus a mirare, ma quando ti beccano, direi che ti beccano. Ci sta, ci sta. 13 danni. Tu hai un'armatura di 12 da quel che ho visto. Quindi la tua armatura scende di 1. E il colpo intacca leggermente la tua spalla. Si incastra leggermente sulla carne per cadere poi al suolo. Probabilmente sembrerebbe una normalissima pugnalata che ti puoi beccare in un bar con un coltello non affilato. Lo sniper ricarica con il suo fucile. Mirate meglio, teste di cazzo! E si riposiziona sopra l'auto con il fucile, sempre mirandoti. Ma tocca al nostro Wave. Anzi, tocca al nostro Varu, perdonami. Varu, il turno lo passi come abbiamo detto? Sì, e posso avvicinarmi e fare un'azione mentre mi avvicino? Che azione vuoi fare? Vorrei frugare in uno dei tasconi che tintinna di più, dove tengo le granate, e lanciarne una anche alla rinfusa, anche solo per dissuaderli dal continuare a spararmi, di quelle velenose, per cercare di prendere più gente possibile tra quelli più vicini. No, perdi il turno a fare quella cosa che ci stavamo dicendo. Puoi farlo, Tranqui, tranqui. Allora vado a fare quello che abbiamo detto. Ok. Mi fai un test di atletica, comunque, per rimanere in groppa. Sempre CD 15. No, 13 però, ho detto. Era 13 o 15? Sembra 15. Non vorrei sbagliare sul 13, ricordo. Però tiriamo 13. E vediamo, non è un problema. Chiedo anche la chat, sono un master dimenticone. In ogni caso, mi sa che uso quel vantaggio carino che mi hanno dato. Madonna, oggi sono veramente un mendicante. Vai, Varu, sei il benedetto da nebbia stasera. E non solo. Hai superato entrambe le CD. Quindi direi che ci riesci. Rimani attaccato mentre il mecha ti sballottola e tu stai cercando col techno scanner mentre scavi la zona più debole del mezzo. Ezechiele ha capito l'antifona. Si infila dentro l'edificio. Direi.
e urla nella direzione di Wave, nell'altro edificio. Merda, Chum, fai qualcosa, cazzo, questo ci ammazza tutti! Sta ricaricando il colpo! Il prossimo colpo è un lanciarazzo! Wave. Allora, io vedo con le telecamere più chiaramente che Varu sta cercando di fare qualcosa, però non lo so, non me l'ha comunicato. Quindi io quello che continuerò a fare è cercare di trivellare. Volevo chiederti se io miro al quel vano che aveva di energia che avevi menzionato prima, ha un malus? Potresti fargli più danno. Ok, però questo vuol dire che avrei un malus di quanto? Di 8? Di 8. Come dicevi prima. Sì. È tanto, eh. No, poi, infatti non lo faccio. Ricordati che le torrette hanno l'autofire, quindi sono più sono vicine, peggio è. E adesso sono in una zona in cui per te sarà molto difficile tirare. Perché ci segue la chat, il tiro delle armi dipende da quanto uno è distante da quell'arma e dalla tipologia dell'arma con cui spari. Potrebbe, spero di non intasare troppo l'argomento, se diventa troppo lungo saltiamo e basta, potrebbe servirgli usare un tiro di soppressione, io che sono esperto di armi da autofire. Beccherebbe te però anche. Dettagli. Potresti fare un tiro di soppressione. Ricordati che okay, oltre al mecha lì fuori c'è altra gente. Infatti, quindi se io punto agli altri, ho un malus più basso perché sono più distanti? Sono sempre molto vicini questi qua, quindi devi mirare quelli più esterni. Ma scusami, allora se io muro il mezzo blindato, quello che c'è fuori è tanto blindato, cioè io a vista riuscirei a fargli dei danni? La V dici? Sì, scusatemi, la V da cui arriva il segnale. Tu non sai che il segnale arriva da lì? Ho supposto che possa arrivare da lì. Potresti supporre che il segnale arriva da lì. Ma potresti sparare anche il mezzo. Ok, sì. Infatti la mia domanda era, scusami, forse ho capito male io dalla torretta prima, perciò se è distante, come in questo caso, un po', è più facile per me che io lo becchi. Sì, è una distanza consona. Ok, e perdonami, l'ultima, io vedendo la V posso immaginare che lo potrei danneggiare, cioè nel senso è una corazza, va bene, ma potenzialmente potrei. Sì, come il mecha, alla fine anche ti sembra una corazza abbastanza simile. Ok, allora direi che provo a fare un tentativo su quello e poi vediamo come va. Vai. In quella di destra o di sinistra? Scusami, con quella più distante, esatto, che mi dà più vantaggio. Questa forse è un po' troppo distante, e con quella di destra è un po' meglio, sono 18 metri giusti. Okay, quella... dovresti fare 17, ma comunque non la becchi. Accidenti. Ok, allora provo a fare un nuovo tentativo. Con l'altra, quindi, vai. E invece se devo mirare, se miro quelli a terra, cosa devo fare? Con quella lì, con la torretta che ti è rimasta, sei troppo distante. Con la tua torretta che ti è rimasta ti conviene mirare al mecha. Allora miro al mecha sicuramente. Considera che se fai un fallimento critico beccherai Varu. Vai. Allora ho... ci sta tutto. Ho due punti fortuna di uso. Così almeno comunque, sono gli ultimi rimasti. Comunque critico negativo è un critico negativo. Vai. Ah ok, vabbè. Ok. Li uso comunque. Vai. Madonna! 31! Ragazzi, ma che cazzo è? Pazzesco! Vai. Fantastico. Con tre tiri. Vabbè, vado dalla torretta o vado su autofire? Su autofire, scusa, vai con 4 tiri. No, su torretta, premi su torretta 4 volte. Ok. 2. 6, quindi 8. 8 più 9, 17. 17 più 10, 27 danni. Perfetto. 27 meno 8 e 19. Madonna, ragazzi, il mezzo inizia a scintillare, qualche fumetto inizia a uscire
da sotto la pesante corazza. Vedi che è sempre più lento. L'hai devastato con questo mitragliatore che ha penetrato sotto tutta l'armatura e ha iniziato a colpirlo nei punti più deboli. Ormai hai capito dove beccarlo, Wave. Ormai è nel tuo mirino. Ottimo. Bene, ragazzi, tocca al loro Baromant. Il quale si avvicina. Sei quadretti, eccolo qua. E altri verso questa direzione. Mirate alle torrette, brutti stronzi! Charity. Ok, prima ho fatto un cerchio attorno al braccio per capire se arrivava a prendere anche il girocottero, ma non mi pare. Ci arriva a pelo, sì, non ha abbastanza leva. No, quindi non riesco a spostarlo, ok. Allora, ti chiedo un'altra cosa, è possibile preparare l'azione? Dimmi cosa hai in testa. Sarebbe mettersi sempre, diciamo, più o meno dove è Ezechiele e preparare l'azione, nel senso che se il coso, il mecha, arriva a portata di esplosione, sparare alle taniche. Però farlo solo se arriva certo a una certa distanza. Cioè mettermi lì a mirare le taniche per farle esplodere. Scusa, non ho capito, perdonami. Vorrei tipo preparare l'azione, magari non succede appunto, però se entro il mio prossimo turno il mecha si avvicina abbastanza, far saltare le taniche sparando. Ah, sparando, devi metterti però verso l'esterno. Ah, ok, quindi dovrei uscire. Sì, sai che però a breve tocca a lui. Piccolo consiglio meta che ti do. Ok, allora niente. Scusami un attimo, Master. Ezechiele è nella stanza con Charity, giusto? Sì. Io non lo vedo più, ok. Sì, vi state urlando, però sì. Lo sento. Allora, no, in realtà allora non faccio niente. Rimango lì con le orecchie tese. Anzi, attivo il mio cyberware. Per sentire meglio i rumori, per capire meglio che cosa sta succedendo senza dover continuare a chiedere. Perfetto, e allora inizi a sentire appunto i pesanti passi mentre tocca alla nostra Lilith. Lilith corre verso il generatore, prende il cavo e lo inizia a portare verso il mecha ragno. Quello che succede è che il mecha avanza, semidistrutto, mira qua. Scusate, posto umana. E mira in questa direzione. E ragazzi, spara con il lanciarazzi. Bene. Scusate, ho sbagliato l'abilità. Eccolo lì. Sono 16 metri. Ma secondo me c'è qualcosa di sbagliato. Perdonatemi. Pizza morte, 1-2 secondi. Dicevo, ragazzi, da casa fin qua com'è? Scintille, fuoco, odorino di bruciacchiato, ce l'abbiamo? Beh, io ho detto che c'è caldo. Io vi confesso che mi sta piacendo un casino questa situazione,
era da un bel po' che Charity non stava all'interno di un fight. E, è una, diciamo, una sensazione contrastante. Infatti vedete bene come rimane bella lì tranquilla dietro al suo angolino, ma tra un po' farà cose. Niente, fallisce, ragazzi. Il lanciarazzi parte. Non colpisce la direzione che voleva e probabilmente che avrebbe ucciso il nostro povero Gabriele Ezechiele. Ma quello che succede è che vediamo. Allora, chat, io vi chiederò una cosa. Farò decidere la chat. Mi responsabilizzo. Facciamo colpire qualcun altro a caso, scegliendo una direzione a caso, e vediamo dove va il razzo, a casualmente con un tiro. Oppure il colpo parte, ma proprio becca qualcosa che non potrebbe danneggiare minimamente. Vediamo un po' la chat cosa ci dice. Conoscendo la chat, cosa ci dite? Vediamo se sono croccanti. Saranno super spicy. Vi dico che sarà il finale di sessione di oggi. Quindi, come? No. No. Ma devo cavalcare un mech ancora. Io devo farlo saltare in aria con te sopra. Fate suggerisce di essere buoni. Va a caso. Quindi abbiamo 1-1. Guardalo che lancia lo Zola. Ma se becca qualcuno a cazzo, il mecha ha sparato con il lanciarazzi. Esatto. No, leggi bene. Testa o croce, suggeriscono. Dicono, ma se becca qualcuno a cazzo, il mech ha sparato con il lanciacazzi. Ah, col lanciacazzi. Spike. Sì. Ascolta, se è 1-1, fai random. Facciamo testa o croce. Allora, pari, il mech colpisce a caso, dispari, colpisce una zona che sicuramente non farà male a nessuno. Dispari fate e pari nebbia. Pari. Allora, secondo me abbiamo diverse opzioni. Becca il bagno. È inutile che ti penti adesso, nebbia. Becca la stanza server 1, becca il bagno 2, becca la nostra Lily 3, becca il vetro del braccio meccanico 4, becca i barili esplosivi 5, becca fuori 6. Entra il razzo e colpisce i barili. Porca troia. Quello che succede non è come ve lo immaginate. È meno drastico, perché non sono un master stronzo. Però ci sta a distruggere un po' gli elementi. Che dite? Cambiare la mappa o no? No. Quello che succede è che la zona viene completamente distrutta, distruggendo il muro dietro e lasciando alle fiamme la situazione. Charity, Mana, Ezechiele, l'esplosione vi butta probabilmente contro la console, contro i mobili lì attorno. È un impatto devastante. Però una via di fuga di fronte a voi si è creata. Ha aperto. Direi che oggi la concludiamo qui. Mentre la scena passa di nuovo altrove, passa di nuovo nel nulla cosmico, dove questo piccolo satellite nel mezzo dei rifiuti spaziali continua a osservare la scena da fuori. E tutto attorno, nel silenzio più glaciale dello spazio, Black Sun veglia su Night City.
col suo occhio gelido. Signore e signore, è stato un piacere, nonostante la mia dislessia, portare dell'intrattenimento a casa vostra. Salutiamo quindi Bettina, salutiamo tutti, salutiamo la regia che monterà questo finale. Complimenti a tutti, ci vediamo domenica con Simbarum, ricordatelo, e stay tuned settimana prossima per tornare su Cyberpunk e altre sessioni. Vai, grazie ragazzi, ciao, buonanotte a tutti. Whoa.